Questa melodia, questo ritmo ormai sono entrate nelle vostre eh, case, ormai molti, anzi tutti voi che ci seguite conoscete che questa è la sigla di Just Today in onda da lunedì al venerdì su Padre Pio TV dalle 8.15 circa fino alle 10.00. Buongiorno a tutti e buongiorno anche oggi al mio compagno di viaggio Leonardo Bentrovata, Fania. bentrovata Paola, Grazie, buongiorno a te e buongiorno a tutti i nostri amici. Allora, facciamo, non facciamo il sommario perché l'abbiamo già fatto nella nostra anteprima, quindi chi ci ha seguito ha potuto in qualche modo prendere appunti su quelli che saranno gli argomenti che tratteremo oggi, vogliamo però subito ricordare il numero Whatsapp per le vostre foto. Oggi ci aspettiamo grandi cose perché essendo fine settimana ci aspettiamo davvero degli scatti eccezionali, 331-737-8033. Senti, pro provo a lanciare un contest estemporaneo, Vai. vediamo se riusciamo a raccogliere qualche adesione, visto che parleremo di Lego. Ah, bravo. Se avete Lego a casa, in ufficio, non so. Io per esempio nel mio studio ho il Lego Bonsai. Ah, bene, eh, E non l'hai portato? Eh, oh, L'ho dimenticato. <ride> L'ho dimenticato, magari recupero <ride> una foto, la facciamo vedere poi eh, ai nostri amici. Se avete un Lego a casa, fate una foto e eh, siamo qui per condividerla, dedichiamo questa giornata ecco, anche a questa passione così bella dei mattoncini, del costruire i mattoncini. Il numero Whatsapp sì, l'hai ricordato, 331-737-8033, eh, credo che la regia mi abbia già inviato qualche eh, fotografia relativa appunto a, mh, a, a ciò che i nostri amici hanno, hanno scattato, allora eh, direi di vederle, regia, vediamo, regia vediamo. di Domenico e di Giulio questa mattina dall'altra parte che ci supportano e sopportano, anche se dai, siamo bravi, su, siamo, <ride> siamo sopportabili. <ride> siamo sopportabili. Allora partiamo con questo tramonto sulla penisola sorrentina ripreso dalla collina del Vomero di Napoli da Maria Rosaria. Ma ah, che meraviglia! Grazie Maria Rosaria. Grazie. Poi ancora uh, siamo, eh, credo sia questa, ecco, infatti, ecco sì, perfetto. Poi eh, la foto che abbiamo visto in precedenza invece era di eh, Fausto da Vezzano in provincia di Trento, poi ancora il giardino fiorito di Lina da Sala Consilina con le rose in inverno e ovviamente questo è, non è tra virgolette mm. eh, troppo usuale perché insomma le rose, il periodo di fioritura delle rose Dovrebbe essere un altro, se non vado errato. E poi ancora Rita da Mesagne, le margherite ehm, piantate dalla mia mamma, che adesso non c'è più nel, nel mare del Lido Arena di Apani o oh Apani, ehm, non è riportato l'accento. Grazie, siamo partiti dunque con un po' di colore da queste. Con queste Fotografie, vi ringraziamo 331-737-8033 per inviarci i, vo i vostri scatti. E allora andiamo anche sul sagrato di Santa Maria delle Grazie, lo facciamo ogni mattina. I giorni passati abbiamo visto ombrelli aperti, un po' di vento. Quindi vediamo oggi com'è la situazione. Freddo, però c'è un po' di sole che in qualche modo riscalda eh, i pellegrini che verranno. Sono già venuti a San Giovanni Rotondo per una breve visita, anche se il cielo non è dei migliori, minaccia mm -hmm. a pioggia. Vedremo come si concluderà questa giornata. E poi vediamo appunto, ancora allestito: lo sarà per molto tempo ancora il presepe vivente, voluto fortemente, organizzato, ideato e realizzato dal guardiano del convento, padre Rinaldo Totaro non voglio togliere il mestiere rubare il mestiere ai meteorologi però sappiamo che la settimana prossima le temperature potrebbero aumentare Paola un'altra volta Sì, 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 io sono già in festa quindi <ride> va benissimo così anche perché <ride> non sopporto più maglioncini e roba varia vabbè, vabbè quella prendere. che è a caldo sono io però stamattina sono venuta Oggi a mezza Oggi andiamo in scioltezza visto che è venerdì siamo quasi al fine settimana quindi ci prendiamo qualche lusso in più va allora bene, va Paola bene. partiamo con la prima rubrica di giornata che ne dici? che è il santo esatto. del giorno fra Italo Sant'Agostino. Ascoltiamo insieme. Pace bene a tutti, bentornati. Oggi, 12 gennaio, ricordiamo San Bernardo da Corleone. Ascoltiamo. Filippo Latini nasce nel 1605 nel centro siciliano da cui prende il nome. Era un ragazzo sanguigno, cresciuto da una famiglia di calzolai molto religiosi, tanto che nel paese erano conosciuti come la casa dei santi. Al lavoro aiutava il padre. Era un ragazzo molto gentile con i poveri, al punto di mendicare per loro. Veniva chiamato la migliore lama di Sicilia. E lui questa abilità la metteva al servizio per la difesa della sua gente e per l'ordine pubblico. Un giorno venne sfidato a duello da Vito Canino, il quale venne ferito gravemente alla mano. L'episodio segnò l'inizio della sua conversione. Nel 1631 entrò a far parte dei cappuccini del convento di Caltanissetta in Sicilia e quando prese l'abito prese anche il nome di Bernardo e da lì la sua vita divenne piano piano tutta dedita ai servizi e alla preghiera. Analfabeta fu destinato ai lavori più umili del convento, subisce umiliazioni e anche il demonio non lo lascia tranquillo, ma il santo afferma, l'orazione è il flagello del demonio, ed egli teme più l'orazione che i flagelli e i digiuni. Con gli anni divenne il frate buono, padre dei miseri, di coloro che avevano bisogno di un conforto spirituale, e servizievole verso i confratelli, specialmente se ammalati, e fece penitenze e mortificazioni molto forti. Ormai era un uomo nuovo e l'errore di gioventù era stato ripagato per la gente divenne esempio di santità. Muore il 12 gennaio del 1667, ad appena 62 anni, e prima di seppellirlo devono cambiare per nove volte la sua tonaca, perché tutte erano state fatte a pezzettini dai fedeli che volevano avere una sua reliquia. Fu beatificato da Clemente XII il 15 maggio 1768. È stato canonizzato da Papa Giovanni Paolo II il 10 giugno 2001. E che carattere che aveva San Bernardo. Vediamo nella sua vita quanto sia stata pesante l'incidenza di questa sua irruenza, questa sua incapacità di governare il carattere, la rabbia. È un difettuccio, possiamo dire così, che ha avuto delle conseguenze anche gravi, perché una persona è rimasta molto ferita da questo. E però Dio trasforma tutto in bene, questa è una delle meraviglie che possiamo vedere da questa storia. Infatti Bernardo, profondamente addolorato, inizia a sviluppare una sofferenza molto molto grande nei confronti di se stesso e nei confronti delle sue azioni e del suo modo di essere. E questo dolore a un certo punto diventa preghiera. Una preghiera al Signore chiedendo la conversione, chiedendo il cambiamento, chiedendo il perdono dei peccati. Allora a 19 anni, molto giovane, bussa alla porta del convento ed entra con il desiderio di diventare un frate francescano. Viene accolto, ma pensate un po', solamente 12 anni dopo riuscirà a vestire il saio francescano. Cosa ci testimonia questa storia? Che una cosa è avere il desiderio di una conversione l'altra è ottenerlo e il segreto per riuscire a fare questo è un cammino lungo di affidamento in questo caso di affidamento a chi? ma sicuramente a quelli che sono stati i suoi superiori di quel periodo Bernardo ha dovuto avere l'umiltà di iniziare a dire non decido più io io mi spoglio di me stesso e quindi ha dovuto accettare molti moltissimi no chissà quante volte avrà chiesto in questo periodo di poter indossare l'abito ma gli è stato detto di no questa storia ci insegna che i no sono anche delle cose sante nella vita. Noi non siamo più abituati a sentirci dire di no, ci dà fastidio. Noi siamo abituati al tutto e subito. E quindi. Quando si tratta di fare un cammino spirituale, ecco che falliamo perché non accettiamo questi no e soprattutto non accettiamo il fatto che un cammino di conversione richiede del tempo. E il cuore dell'uomo è qualcosa di particolare, ci dice la scrittura. Difficilmente guarisce, difficilmente ma non è impossibile da guarire. Ci vuole il tempo. E allora pensiamo al nostro carattere, pensiamo alla nostra rabbia e a quante persone abbiamo ferito. E oggi abbiamo questo grande invito di chiedere perdono. Andiamo a recuperare il rapporto con queste persone, cerchiamo di rimediare al danno fatto. Anche Padre Pio si è imbattuto in queste riflessioni nella sua vita e ci dice qualcosa di molto importante. E dice che lui non si è mai pentito della dolcezza usata, ma si è sempre pentito e sentito con un po' di rimorso di coscienza e si è dovuto confessare quando ha usato un po', lui dice un po', di durezza. Però quando lui dice mitezza specifica, non intende quella che lascia tutto andare, quella proprio no, ma intende quella che rende dolce la disciplina, che Padre Pio ci ricorda essere sempre necessaria. Allora con tutte queste riflessioni, con la voglia di mettere noi il piede in testa alla nostra rabbia e non ferire più nessuno, ci affidiamo all'intercessione di San Bernardo e lo preghiamo. San Bernardo prega per noi. Proprio particolare la storia del santo di oggi e le indicazioni e l'invito di Fra Italo Sant'Agostino. E adesso è il momento della pagina di storia, la vediamo insieme. 12 gennaio 2010. Ad Haiti un terremoto di magnitudo 7 provoca la morte di circa 223.000 persone, coinvolgendone più di 3 milioni. La scossa principale alle ore 16.53 a 13 km di profondità, con epicentro a circa 25 km in direzione ovest-sud-ovest -ovest dalla capitale port au prince il sisma viene avvertito in una vasta area dei Caraibi, che comprende Cuba, Giamaica, Venezuela, Porto Rico e la confinante Repubblica Dominicana. È l'evento sismico con il più alto numero di morti dopo il terremoto dello Shaanxi, avvenuto in Cina il 23 gennaio 1556. La comunità internazionale si mobilita attraverso il G20 promettendo aiuti immediati. La Croce Rossa Internazionale e molte onlus di tutto il mondo si adoperano per soccorrere feriti e terremotati. Il sisma colpisce in modo particolare la capitale Porto Prince, distruggendo o danneggiando gravemente molti edifici, tra cui tutti gli ospedali, il Palazzo Nazionale, la sede dell'Assemblea nazionale di Haiti è la cattedrale dove anche l'arcivescovo Joseph Serge Mio muore sotto le macerie. La maggior parte delle infrastrutture vanno distrutte e questo provoca ritardi e problemi nella distribuzione degli aiuti umanitari. In questo panorama desolante, un giovane di 28 anni Viene estratto vivo dalle macerie 27 giorni dopo la scossa. Eccoci ritornati in diretta. Dunque, come promesso, questa mattina vogliamo. Ricordare una figura importante nel panorama ecclesiale ad un anno dalla sua morte, sto parlando di Frate il Biagio Conte. Il 12 gennaio dello scorso anno arrivava proprio in queste ore la notizia della scomparsa del fondatore della missione di Speranza e Carità di Palermo e noi lo vogliamo ricordare. Ascolteremo poi anche eh, dalla sua eh, voce eh, un suo particolare legame con San Pio da Pietrelcina. Lo vogliamo ricordare però questa mattina con Fra Enzo Laporte, che è collegato con noi e che io saluto, ringrazio e abbraccio di cuore. Buongiorno e bentrovato, Grazie per essere con Ciao, noi. Ciao Fraenzo. Pace e bene, grazie a voi. È sempre un piacere ospitarti, caro uh, Fraenzo. Questa mattina lo vogliamo fare, come dicevamo, nel contesto del ricordo di una grande personalità uh, del panorama ecclesiale siciliano e uh, allargherei l'orizzonte ovviamente anche al panorama ecclesiale italiano. Ecco, allora io partirei con una... Con un tuo ricordo di Fratel Biagio. Sì, eh, io di Fratel Biagio ricordo gli occhi. La prima volta che l'ho incontrato sono rimasto fulminato e ho avuto il pensiero di alcune figlie spirituali che mi parlavano di Padre Pio e dicevano: Il Padre aveva occhi di cielo, e così è stato per me incontrando Biagio. Ho visto quegli occhi che mi trasmettevano la luce del cielo e che mi trasportavano in cielo veramente un uomo straordinario che ha saputo tradurre nella vita di oggi la vita di San Francesco. Ecco, Frenzo, hai citato padre Pio, adesso hai parlato di San Francesco. Fratel Biagio era devoto al Santo di Pietrelcina. Sì, tantissimo. Eh, ricordo alcuni dei nostri incontri, perché vedi, eh, con Viaggio eh, ci, eh, ci sentivamo quando dovevamo organizzare il convegno diocesano dei gruppi di preghiera di Padre Pio della diocesi di Palermo e Monreale. E così avevamo scelto di comune accordo di tenere il convegno presso eh, la struttura di Fratel Viaggio, dove c'è una bella chiesa proprio voluta da lui. E guarda, la cosa che ci commuoveva, loro non solo ci ospitavano, ma tutti i convegnisti. Volevano offrire il pranzo loro, tu pensa loro che vivevano e vivono di carità, offrivano il pranzo a noi. E ricordiamo anche eh, Fra Enzo della grande partecipazione di popolo che c'è stata eh, dopo la sua morte, l'esposizione. Della, della salma, ovviamente prima dei funerali, tante persone hanno voluto rendergli, rendergli omaggio perché davvero Fratel Biagio ha lasciato un segno nella città di Palermo, ma nella Sicilia, e, estendo ancora una volta il concetto, nella Chiesa italiana, perché è stato davvero un segno di contraddizione, potremmo dire così, che ha incarnato eh, quello spirito francescano 800 anni dopo. Sì, 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 è, è vero, penso che. Hai eh, eh, azzeccato eh, Leo perché eh, lo spirito francescano è, è stato tradotto nella vita di Padre Pio eh, nel, nel secolo scorso e Viaggio eh, lo ha ancora una volta attuato nei nostri tempi. Basti pensare veramente alla partecipazione ai funerali uh -huh. di, di Fratello Biaggio e la commossa omelia dell'arcivescovo di Palermo, Monsignor Lorefice è, è, è stato veramente qualcosa di toccante. Ecco, eh, franzo come prosegue oggi la missione di Fratel Viaggio? Sì, la missione di Fratel Viaggio continua perché eh, non era la missione di Fratel Viaggio, e la missione dello Spirito Santo che si è servito di Fratel Viaggio per eh, eh, realizzare quest'opera così importante e preziosa. E lui è già in vita si è circondato di persone desiderose di continuare la sua opera fra questi Don Pino e mm. poi anche i fratelli che hanno collaborato già vivente viaggio per portare avanti questa missione per cui i due centri soprattutto quelli più importanti quelli che abbiamo in via Decollati e poi l'altro il centro dove c'è la missione delle donne e continuano proprio con la presenza spirituale di Biagio. Bene, bene, Fra Enzo. Allora, eh, noi ti ringraziamo per questo breve ma davvero denso ricordo di eh, Fratel Biagio che questa mattina abbiamo voluto offrire ai nostri amici telespettatori ad un anno esatto dalla sua morte. Grazie, grazie per essere stato con noi. Ti ringraziamo di cuore e ti aspettiamo qui a San Giovanni Rotondo. Grazie a voi, grazie Ciao. un abbraccio, pace e bene, pace Grazie, bene. grazie pace fra e bene, Fra Enzo. Allora mettiamoci in ascolto di Fratel Biaggio e del suo rapporto speciale, come abbiamo avuto modo anche di ascoltare con San Pio da Pietrelcina. Vediamo insieme questo filmato pace e speranza a voi tutti, fratelli e sorelle, fedeli di Cristo, fedeli di Maria. Vederi di San Giuseppe, di tutti i santi, le sante di Dio e seguaci di Padre Pio, una figura preziosa che deve, io sento nel cuore che è presente. E ritornano queste preziose immagini che hanno dato la vita per il bene della società. Allora, ma ancora oggi, allora siamo chiamati noi a testimoniare. E eh, che non si può solo invocare Padre Pio o chiedere a Padre Pio o a tutti i santi e le sante di Dio, ecco come noi facciamo con, con, con Gesù, col buon Dio, con, ecco anche la figura di Maria, che è il mese di Maria. Ma dobbiamo mettere in pratica, perché quello che hanno fatto loro non è solo che noi guardiamo. Loro, il loro sacrificio ma dobbiamo anche noi fare la nostra parte ognuno deve sbracciarsi e darsi da fare e allora la preghiera e le opere devono camminare insieme, la preghiera le opere, perché le opere ecco sono preziose, Dio le ha date e Gesù è stato il primo operatore, ecco il primo donarsi, si è donato a noi alla società, tutti, ha invitato gli apostoli ma ha invitato tutti a mettere in pratica la parola di Dio, questo è il messaggio che sento dirvi con tutto il cuore e questa società bisogno urgentemente allora noi lo invochiamo il Signore ma con le figure belle che ci ha donato come Padre Pio Padre Pio ha operato non si è mai fermato un minuto mai, stancabile guarda fino all'ultimo giorno ha dato ecco la forza del suo respiro e No, guarda un momento che ho conosciuto Padre Pio ve lo devo dire non l'ho conosciuto direttamente ma in cammino quando me ne andai via di casa che ho lasciato tutto nel 1990, 26 anni, Palermo al mare davanti e dietro le montagne. Da quelle montagne ho vissuto un periodo di eremitaggio all'interno della Sicilia, quasi un anno isolato da questo mondo che mi aveva ferito, deluso, la società egoistica e indifferente. A piedi poi... Il buon Dio mi accompagna fino ad Assisi da San Francesco perché prima inseguivo le cose del mondo, fanzi dei giocatori, cantanti, attori. Ero nella moda, ma da quel momento la mia vita, un cambiamento, seguo invece, divento fanzi di Gesù, di Maria, di San Giuseppe e di tutti i santi e le sante di Dio. Padre Pio lo incontro grazie a un frate cappuccino nella zona della Campania. Mentre mi avviavo per Assisi a piedi, incontro un frate che veniva dall'Africa, da una missione dell'Africa. Lui mi parla di padre Pio, mi dà un'immaginetta di padre Pio. Mi dà un'immaginetta. Io ne avevo sentito parlare, ma mai aveva avuto un diretto. E lui mi disse: Tieni questa preghiera di padre Pio. E da allora Padre Pio mi accompagna, mi ha accompagnato da Assisi, il ritorno poi qui che non voleva più tornare a Palermo, in Italia, voleva andare in Africa e in India, ma il buon Dio mi ha detto l'Africa è qua, qui c'è tanto da fare, volevi aiutare, ecco dati da fare da qui inizia la missione e Padre Pio mi accompagna da allora anche con i, 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 i francescani cappuccini inizia un primo incontro con i cappuccini qui a Palermo e, e, e le catecombe che loro facevano già un servizio di, di, di carità e andavo a portare i fratelli che ancora non avevano la struttura li portavo lì a fare la doccia alla biancheria, mi davano la biancheria il mangiare mi davate, allora ecco che nasce un incontro, il legame la Padre Pia è presente, è qui con noi e oggi tanti gruppi, come oggi in particolare, siete venuti a dare conforto, sostegno a noi che operiamo ecco in questa comunità. In un impegno enorme delicato che però il Signore ci ha inviato ad alleviare la sofferenza ai più deboli, agli ultimi, ai senza tetto. Davvero bello e commovente il ricordo di uh, fratel Biaggio con queste parole, le parole che abbiamo ascoltato che ci riportano anche alla sua devozione per padre Pio, lo ricordiamo davvero con tanto affetto. Eh sì, è proprio così Leonardo. Adesso è arrivato il momento dell'informazione, degli approfondimenti, aggiornamenti, ci ha raggiunto in studio come ogni mattina il collega Nicola Morcavallo. Buongiorno Nicola, bentrovato. Buongiorno Paola, buongiorno Leo e un buongiorno a tutti voi. Apriamo il nostro spazio dedicato all'informazione con un ulteriore aggravamento della situazione in Medio Oriente perché nella notte c'è stato un attacco congiunto anglo-americano. Nei confronti di basi di fiancheggiatori di uh, Gaza. Ma andiamo a capire nello specifico cosa è successo, anche perché le reazioni a livello internazionale uh, sono tante e arrivano minuto dopo minuto. Andiamo sul Corriere della Sera. Israele ammasso in guerra. Le notizie di oggi: USA e Gran Bretagna bombardano basi UTI in Yemen. I ribelli attaccano le navi americane e inglesi nel Mar Rosso. E il 97 giorno di guerra. 23.000 palestinesi morti, di cui circa 8.000 bambini, secondo Hamas in Israele. 1200 morti nell'attacco del 7 ottobre. Ma questa notte dicevamo basi militari anche con rampe di lancio per missili, balistici, capi, campi di addestramento, depositi di armi e droni da guerra, postazioni radar sono state, eh, stati oggetto, o quindi sono stati gli obiettivi colpiti dai Raid USA Gran Bretagna e Yemen, secondo quanto trapela da fonti del Pentagono riprese dai media americani. Il nostro paese è stato sottoposto a una massiccia aggressione da parte di navi, sottomarini e aerei da guerra, ha detto il viceministro degli Esteri dei Ribelli, Uti El Azzi. L'America e la Gran Bretagna devono prepararsi a pagare un prezzo pesante e a sopportare tutte le terribili conseguenze di questa palese aggressione. L'Arabia Saudita sta seguendo gli attacchi aerei statunitensi e britannici sul vicino Yemen con grande preoccupazione, quanto fa sapere il Ministero degli Esteri di Riyadh. Il regno dell'Arabia Saudita segue con grande preoccupazione le operazioni militari che si svolgono nella regione del Mar Rosso e gli attacchi aerei su una serie di siti nella Repubblica dello Yemen si legge in una nota che invita all'autocontrollo e a evitare un'escalation. Ma andiamo a vedere ancora per ordine quali sono state le reazioni rispetto a questo attacco. Il Giappone si è unito ai paesi che giustificano gli attacchi condotti dagli Stati Uniti e dal Regno Unito su diverse postazioni militari dei ribelli gli hutti in una proclamata difesa della libertà di navigazione e del commercio internazionale, dopo i ripetuti attacchi contro navi legate a Israele, il Giappone condanna i ribelli hutti che continuano a ostacolare il diritto alla libertà di navigazione nel Mar Rosso e nelle acque che circondano la penisola araba, ha detto il portavoce del governo giapponese, dopo che una dozzina di paesi hanno fatto ricorso al diritto individuale e collettivo alla legittima difesa per spiegare l'aggressione. Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Bahrain, Canada, Paesi Bassi, Danimarca, Germania. Nuova Zelanda e Corea hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui sottolineano che l'azione è stata intrapresa in difesa del commercio internazionale e di quello in transito nel Mar Rosso. Gli UTI hanno sferrato attacchi di rappresaglia contro navi da guerra statunitensi e britanniche nel Mar Rosso dopo i raid eh, di queste ultime ore contro obiettivi delle milizie filo-iraniane sul territorio dello Yemen e quanto annunciato tramite un comunicato un alto funzionario del gruppo eh, Jaraf. Non ci sono conferme indipendenti alla notizia di questo attacco, ma ancora gli UTI dicono uh, continueranno a prendere di mira le navi legate a Israele nel Mar Rosso, a dirlo è un portavoce dei ribelli e la Russia in questo contesto, nel, uh, proprio nelle ore, ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo il raid degli Stati Uniti e della Gran Bretagna in Yemen contro le basi dei ribelli UTI, eh, quanto afferma Al Jazeera citando fonti diplomatiche. Dunque un'escalation questa che come vediamo sta um, allargando il suo raggio d'azione eh, dal territorio specifico del Medio Oriente, quindi Israele e Palestina, eh, si sta espandendo purtroppo in queste ore attraverso questi attacchi ai ribelli fiancheggiatori di Gaza, anche nel Mar Rosso. Ma se c'è la preoccupazione per appunto, questa eh, eventuale escalation che speriamo possa essere limitata soltanto a questi attacchi, ehm, c'è l'altro fronte, quello ucraino, nel quale leggiamo attraverso la DN Kronos che eh, gli Stati Uniti hanno oh, interrotto oh, gli aiuti a Kiev. L'assistenza degli Stati Uniti all'Ucraina nella sua guerra contro la Russia si è interrotta. Washington non dispone di fondi al momento per fornire assistenza a Kiev, come ha affermato in conferenza stampa il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby. L'assistenza che abbiamo fornito all'Ucraina si è fermata, ha scandito Kirby, mentre la Russia sta intensificando i suoi attacchi. È fondamentale che vengano approvati nuovi finanziamenti a favore di Kiev, Il riferimento ai negoziati in corso a Washington fra repubblicani e democratici su un pacchetto di aiuti che potrebbe essere legato a una revisione delle misure di sicurezza delle frontiere. Kiev da dicembre aspetta la fumata bianca sul pacchetto da 61 miliardi bloccato al Congresso per l'opposizione di una parte dei repubblicani al Senato. Per il Paese, guidato dal Presidente Zelensky, l'aiuto di Washington è vitale. Finora gli appelli del Presidente Joe Biden non hanno sbloccato la situazione a Capitol Hill. Il quadro già complesso rischia di diventare ancora più complesso se si tiene conto delle informazioni diffuse recentemente dal New York Times. Gli Stati Uniti non saranno più in grado di mantenere la Fornitura dei sistemi di difesa aerea Patriot che possono costare dai 2 ai 4 milioni di dollari ciascuno. Ma andiamo avanti. Uh ci spostiamo su quella che è la cronaca italiana perché c'è ancora un caso di femminicidio da registrare purtroppo lo leggiamo sull'Ansa uccide la compagna e si impicca si stavano separando, ancora un femminicidio dunque ancora violenza e dolore questa volta in Trentino la vittima è Esther Palmieri di 38 anni uccisa probabilmente tra le 9 e le 9.15 a Montalbiano frazione di Valfiorana in Valcembra dal compagno dal quale si stava separando la donna probabilmente è stata colpita con una sola coltellata che ne avrebbe provocato uh, la morte, da quanto risulta dai primi accertamenti condotti dai carabinieri della uh, compagnia di Cavalese. Il suo corpo è stato ritrovato nel pomeriggio dai carabinieri, parliamo anche del corpo dell'ex compagno che, come dicevamo, si è tolto poi la vita impiccandosi. Alcuni vicini di casa della donna hanno raccontato di aver visto l'uomo entrare e uscire dall'appartamento. La coppia aveva tre figli che hanno tra i 5 e i 10 anni. Non hanno assistito al delitto, al delitto perché era una scuola dove è andato a prendere poi uno zio al quale sono ora affidati. E, eh, leggiamo alcuni dati che credo siano mh, preoccupanti ma allo stesso tempo invitano alla riflessione. Eh, sono eh, nel 2023 in Trentino Alto Adige quattro eh, i femminicidi avvenuti. Se si considerano invece gli ultimi sette anni, sono state 22 le vittime di femminicidio nella regione. Quindi, solo in questa eh, parte della nostra Italia ecco, i numeri sono comunque eh, preoccupanti. Ancora una notizia: eh, cambiamo completamente argomento, ma torniamo a occuparci di scuola. Così come abbiamo fatto ieri, parlando della novità relativa al concorso che si attendeva ormai da diversi anni per gli insegnanti di religione. Questa volta parliamo di una uh, nuova notizia: le supplenze brevi, via libera ai pagamenti. Andiamo su Avvenire. 300 milioni per gli stipendi via libera del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle supplenze brevi. Il problema che si ripropone puntualmente da almeno dieci anni riguarda migliaia di insegnanti precari che da settembre non sono stati ancora pagati nelle scorse settimane. Alla nostra redazione dicono, scrivono sull'avvenire è arrivata una drammatica lettera di una docente di scuola dell'infanzia di Cagliari che, non avendo ricevuto lo stipendio, così scriveva: il mio conto è a zero perché ho pagato il mutuo e le bollette, non posso fare. La spesa per mangiare. Ora lo stesso ministro Giuseppe Valditara ha annunciato che, grazie alla sinergia e alla stretta collaborazione tra Viale e Trastevere e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, NoIPA ha avviato la procedura di emissione straordinaria, rendendo così disponibile il pagamento delle supplenze brevi ancora pendenti, per un volume finanziario pari a circa 300 milioni di euro l'esigibilità dei pagamenti prosegue la nota di Valditara sarà a partire dal 18 gennaio e riguarderà tutti i e i pregressi del 2023 compresi gli emolumenti del mese di dicembre che sono stati autorizzati dalle scuole. Eh, chiudiamo con un'ultima ora, ci ricolleghiamo a quanto abbiamo detto all'inizio di questa nostra pagina di informazione eh, la questione medio orientale, l'attacco angloamericano americano contro le posizioni degli uti che stanno al fianco di Gaza eh, leggiamo sulla DN Cronos un «Una aggressione, una provocazione per l'intera nazione, indica la volontà di espandere l'area del conflitto al di fuori della striscia di Gaza e avrà delle conseguenze». Ad affermarlo è uno dei leader di Hamas eh, in una dichiarazione condivisa dal quotidiano palestinese Filastin sul suo canale Telegram. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, controllano dal 2015 la capitale dello Yemen e altre aree del nord e nell'ovest del paese. Dopo il bombardamento israeliano della striscia di Gaza, a seguito dell'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso, gli UTI hanno risposto attaccando navi commerciali che attraversavano il Mar Rosso. Quindi ecco un po' anche la genesi di quella che è la situazione relativa a questa etnia che eh, sostiene, è, è sostenuta dall'Iran. A voi per continuare, poi ci rivedremo più tardi per altri aggiornamenti. Bene Nicola, dunque a più tardi per altre notizie e informazioni, naturalmente siamo a completa disposizione qualora dovessero esserci informazioni e notizie importanti da dare ai nostri telespettatori. Adesso però ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ma i nostri ospiti sono già pronti perché come detto andremo a Roma, parleremo di un'iniziativa molto bella della comunità di Sant'Egidio, vi invitiamo a restare con noi, dopo la pubblicità ci colleghiamo in diretta. Riciclo, ecco, solidarietà e pace. Tutto questo in una sola parola: Eco Lab della Pace, un progetto dei giovani per la pace di Sant'Egidio a Roma. E questa mattina, come annunciato, siamo collegati proprio con l'Eco Lab della Comunità di Sant'Egidio a Roma, vediamo i nostri amici collegati, buongiorno, bentrovati. Vi chiederei subito di presentarvi buongiorno. così anche i nostri. Amici telespettatori, possono rendersi conto con chi hanno a che fare, ecco. Salve a tutti, noi siamo appunto i giovani della comunità di Sant'Egidio, i Giovani per la Pace. Oggi siamo in diretta insieme dall'Ecolab di Pace di Trastevere. I vostri e... nomi, ragazzi? Ok, allora io sono Anna. Ciao Anna. Luciana. Matteo, buongiorno. Buongiorno. Paolo, buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Allora partiamo dall'inizio. Che cos'è Eco Lab? Spiegateci un po' certo, allora, l'Ecolab nasce come un luogo dove la solidarietà e la sostenibilità si incontrano. Eh, noi qui smistiamo i vari vestiti che la gente dona e li rendiamo disponibili per le varie distribuzioni ai più poveri qui a Roma e non solo. Noi eh, ci occupiamo della parte, di quell'anello quell che unisce la solidarietà con eh, l'aiuto la, ai più poveri e la sostenibilità perché rendiamo disponibili dei vestiti eh, che, la, per, che le persone portano e donano e li rendiamo appunto fruibili dai più poveri. Eh, tutte le persone che chiedono, e ce ne sono tantissime a Roma lo sappiamo, eh, hanno tantissimo bisogno e quindi noi. Ci occupiamo proprio di quella parte più pratica, di quella solidarietà eh, veramente concreta che è un'attività molto bella, che eh, unisce tanti giovani eh, come oggi siamo qui insieme, riuniti. E eh, vogliamo dare un aiuto concreto, non solo. Qui dall'Ecolab di Pace anche degli aiuti umanitari partono per l'Ucraina e non solo, quindi per i paesi in guerra. E noi da sempre anche ci vogliamo impegnare per questo, perché eh, proprio la solidarietà è quella che può portare un aiuto concreto. E anche qui vedete delle coperte perché in questo periodo stiamo anche eh, diciamo, distribuendo delle coperte per i più poveri che vivono per strada, perché è un'amicizia anche quella con i più poveri e con i senza fissa dimora. Quindi date una seconda possibilità, potremmo dire, agli abiti eh, che si possono riutilizzare, quindi comunque eh, ci saranno altre persone che potranno indossarli, quindi meno spreco. Ma ci parlavate esatto. anche degli aiuti umanitari per eh, l'Ucraina in questo momento storico. Eh, ragazzi, come è nata l'idea di questo eh, laboratorio? Eh, questo... Eh, salve a tutti. <ride> Questa idea è nata principalmente dall'incrocio di due esigenze, da una parte persone desiderose di donare i loro abiti caduti in disuso e dall'altra persone bisognose che avrebbero fatto di questi abiti un vero e proprio tesoro. Mm, alla base inoltre di questo progetto, come dicevate, troviamo mm, le, i principi di un'economia circolare. Quindi ehm, parliamo di condivisione, di riutilizzo ma anche di sostenibilità. Allora, voi siete le vittime sacrificali, <ride> potremmo dire, di questa diretta. <ride> Dico bene <ride> esatto. Sì. E quindi ehm, però vorrei provare un po' anche ad allargare lo spettro e, chiede e chiedervi quali altri giovani ovviamente fanno parte di questo bel progetto che davvero stamattina eh, ci state facendo conoscere. E noi siamo una decina di volontari tra studenti del liceo e dell'università, ma siamo sempre aperti a, a, ad accogliere nuove persone, nuovi volontari. Allora, a proposito di accogliere nuovi volontari, nuove persone, per il momento siete dieci, davvero vi auguriamo che ne possano arrivare altri. Eh, come aderire a questa iniziativa? Magari ecco, come eh, diventare Giovani per la Pace e come darvi una mano in questo progetto? Ecco, a proposito di questo, che è una, insomma, una bellissima domanda che ci dà la possibilità di aprire un mondo, nel senso che intanto uh, per quanto riguarda questa iniziativa, questo tipo di servizio, ci trovate qui il sabato pomeriggio e trovate Giovani per la Pace, liceali e universitari appunto, poi capiremo di più su questo movimento appunto dei Giovani per la Pace e um, dopodiché il suggerimento è quello sempre di partire... Dai canali della comunità, quindi che sono il sito della comunità di Santegidio, che è la mail dei giovani per la pace, info chiocciola per la pace.it. Che poi insomma ripeteremo e ribadiremo: e, um, quindi questi canali fondamentali. Ecco, ci rendiamo conto davvero a uh, come abbiamo parlato di questa azione concreta che crea una sinergia tra ecologia e, insomma, e, uh, e solidarietà e aiuto che non è solo solidarietà è proprio uh, aiuto al prossimo in quanto i giovani per la pace stando quotidianamente uh, nelle strade in, orali, insomma, in orari insomma, diurni uh, e nelle sedi dei vari quartieri si rendono conto, ci rendiamo conto di quanto la povertà sia estremamente un concetto trasversale che va a toccare dall'amico senza dimora alla persona appunto che ha bisogno semplicemente di conforto, fino eh, poi ad arrivare anche banalmente a un anziano eh, chiuso in una struttura alla quale questa società sta dicendo di te: Io non ho più bisogno, quindi, appunto, è un concetto molto largo di povertà rispetto a quello che è l'immaginario collettivo. Provo a fare una domanda fuori scaletta perché ehm, più volte noi abbiamo raccontato, attraverso la comunità Sant'Egidio, attraverso Caritas, del fatto che ormai. Eh, non siano più gli stranieri gli unici eh, come dire, beneficiari di queste iniziative di solidarietà, ma tanti, tantissimi italiani, probabilmente anche tra virgolette insospettabili, si rivolgono a voi, alle altre istituzioni perché eh, c'è bisogno, c'è bisogno di solidarietà, di solidarietà perché hanno perso il lavoro, perché non riescono ad arrivare a fine mese, perché non riescono ad arrivare a pagare le bollette per riscaldare la propria casa e i propri figli. Quello che vorrei chiedervi: quale storia in questi primi due mesi di attività vi ha colpito di più? Non so chi vuole rispondere, fate voi. Allora, sicuramente è vero quello che voi dite, nel senso che noi, eh, oltre a svolgere questo tipo di attività, siamo tutti impegnati in vari fronti, mi verrebbe da dire, e per esempio andando a fare il giro, alla distribuzione dei passi alle persone che vivono per strada, noi proprio ci rendiamo conto di come il primo bisogno sia effettivamente un pasto caldo, che per mm. noi è il primo incontro, mm -hmm. è la prima vera amicizia. Dopodiché, la domanda che spesso ci sentiamo porre è: Ma. Posso dei pantaloni? Posso una giacca pesante? Hai una coperta per eh, aiutare a riscaldarmi? Ecco, quindi queste sono le storie che poi noi vediamo nelle nostre eh, attività con la comunità di Sant'Egidio, come la distribuzione dei pasti a chi vive per strada, dove appunto incontriamo le esigenze di una persona povera che è un italiano, che è uno straniero, assolutamente la povertà mh, mi verrebbe da dire purtroppo la incontriamo sui volti di tante persone e quindi pensiamo che questa attività eh, di solidarietà sia anche il modo per aiutare sempre di più e questo è un appello anche a tutti i giovani, come diceva uh -huh. Matteo prima, perché c'è tantissimo bisogno e il primo gesto concreto di aiuto parte proprio anche dal pasto caldo, ma anche da una coperta che ci viene chiesta dalla persona che purtroppo ora è anche molto freddo, quindi certo. ci chiede un aiuto. E, e sicuramente questo luogo è molto importante perché rende disponibile la coperta come un abito, come una giacca pesante in questo periodo per una persona che vive per strada o comunque che si rivolge ad un centro della comunità di Sant'Egidio chiedendo aiuto, chiedendo sostegno. Ragazzi, fa bene davvero al cuore la vostra testimonianza, ascoltare quello che ci state raccontando, quello che fate quotidianamente davvero per il prossimo per chi ha bisogno. Che cosa significa essere giovani per la pace? Buongiorno, eh, ciao. Essere giovani per la pace significa prima di tutto impegnarsi per un mondo diverso, un'alternativa un'alternativa di pace, prima di tutto, ma anche un mondo in cui non è l'individuo o comunque solamente l'individuo che è messo al centro di tutto, ma è anche la comunità, il mio prossimo. Eh, noi sfortunatamente, soprattutto noi ragazzi, spesso ci sentiamo dire no, discorsi del tipo come l'unica cosa importante nella vita è il successo personale, i soldi fare carriera e spesso questo tipo di discorsi ci porta a dimenticare chi è accanto a noi, il nostro prossimo e anzi spesso sfortunatamente lo vediamo anche molto, vediamo che i poveri a volte in un certo senso sono anche colpevolizzati nel senso tu sei povero perché nella vita non ti sei impegnato abbastanza quando in realtà queste sono persone che magari sono state semplicemente meno fortunate di noi. Eh, molte persone sono finite per strada recentemente, semplicemente per la crisi economica dovuta al Covid o anche alle recenti guerre. Alle recenti guerre. E quindi ecco essere giovani della pace significa andare contro questo atteggiamento. Essere giovani per la pace significa impegnarsi per un mondo eh, più solidale in cui la comunità, eh, il noi è rimesso al centro e non certo. semplicemente l'io. Ecco un mondo in cui appunto eh, si cerca, si è anche attenti alle questioni attuali. Nel nostro caso noi giovani noi sentiamo molto la questione ambientale e infatti questo posto uh -uh. nasce anche per questa esigenza. Noi uniamo, uniamo solidarietà ed ecologia e quindi è questo che significa essere giovani per la pace, essere delle persone solidari che aiutano il prossimo e che in un mondo dove il conflitto e il successo personale sono messi in primo piano significa invece dire no, l'importante okay. è il noi. Che meraviglia. Grazie ragazzi davvero di cuore per essere stati con noi questa mattina. Aggiungo che siamo davvero a disposizione. Considerate Padre Pio TV eh, questo spazio in diretta un po' come casa vostra. Quindi se avete appelli Grazie. da fare o volete renderci anche partecipi di altre iniziative, notizie o storie, siamo davvero a vostra completa disposizione. Grazie, Grazie mille. Grazie, Questo. grazie ragazzi. Ringraziamo i ragazzi dell'Ecolab della Comunità Sant'Egidio eh, di Roma. Mi piace pensare. Eh, salutiamoli ovviamente ehm, a quell'espressione di Papa Francesco che dice la pace si fa in maniera artigianale, ecco, mm -mm. anche sporcandosi le mani. E questo potremmo dire uno degli esempi concreti di questo principio così bello, davvero così, così sentito. Noi ora ci dobbiamo fermare ancora una volta per la pubblicità, facciamo ancora qualche altro istante di pausa e poi abbiamo un altro ospite con noi. Non manca il buon umore negli studi di Padre Pio TV, come dire, ecco, tra una diretta e un'altra, tra uno stacco pubblicitario e un altro, il filo diretto con la nostra regia. È Oggi perenne. sono particolarmente in forma. Eh, eh. sì, <ride> anche un po' dispettosi. <ride> allora, a proposito eh, di collegamento, eh, prima di collegarci con il nostro prossimo ospite, abbiamo qualche foto. Io intanto ricordo il numero WhatsApp per entrare in contatto con noi. Quindi inviateci le vostre foto questa mattina. Sì, allora... Anche lanciato come dire, un invito, inviateci magari delle foto di costruzioni Lego già appunto realizzate che avete in casa magari grazie a nipoti o figli. 331-737-8033. Sì, allora abbiamo tre fotografie che ovviamente non hanno a che fare con il nostro contest. Che... <ride> Insomma, eh, va bene così. Allora, partiamo da Domenico mh, che ci invia questa fotografia. Grazie Domenico, da una località il cui nome non mi azzardo a pronunciare perché farei sicuramente una figuraccia. Maracalagonis, ecco ci ho provato. Spero di averla. Sì, sicuramente ci ho provato, spero di averlo detto in maniera corretta. Poi ancora andiamo avanti con questo panorama che, che credo non abbia bisogno di presentazioni perché siamo ovviamente a Napoli e la collina di Posillipo, dunque ehm, grazie eh, ad eh, Antonio credo, sì eh, l'autore della foto. Poi proseguiamo ancora con quest'altra fotografia, grazie, buona giornata, buona giornata anche a te che ce l'hai inviata, poi ancora Daniela. Da Bastia Umbra, buona giornata anche a te Daniela, e infine l'ultima fotografia che condividiamo insieme è eh, di Brunella. Grazie, wow. grazie mille, che meraviglia! Allora, abbiamo parlato dunque di mattoncini Lego, il mattoncino potremmo dire più famoso al mondo, credo che sia danese vero? No, no, no. adesso chiederemo probabilmente al... sì, sì. sì ora mi prendi un attimo alla <ride> <La> sprovvista oh, <ride> sì, finalmente sì. riesco a prenderti alla sprovvista una volta <ride> <ride> allora vediamo se la regia ci conferma la presenza o meno del nostro ospite eh, in collegamento whatsapp o skype perché altrimenti eccolo qui eccolo qui siamo collegati con maurizio lampis brick builder e fondatore del museo del mattoncino a cagliari che si trova a trani e adesso spiegheremo anche esatto, perché si è Trani Trani. Buongiorno Maurizio, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, grazie, grazie mille. Allora, tra le tante opere e monumenti italiani che hai realizzato con i mattoncini Lego c'è anche la cattedrale di Trani. Oggi sei appunto nella città pugliese perché vai in qualche modo a riprenderti la tua opera che è stata in esposizione fino a ieri a Palazzo Beltrani. Sì, esattamente. Oggi purtroppo, eh, ahimè, Trani, la cattedrale di Trani in Lego eh, torna in Sardegna perché è stata noleggiata qua per circa un mesetto, dove è stata vista da tantissime persone, per fortuna. Eh, oggi la riprenderò per, fare, per tornare in Sardegna. Il quarto monumento nazionale che tu, Maurizio, hai. Eh, rappresentato riprodotto in scala ovviamente stiamo vedendo le immagini davvero straordinarie della basilica della Grazie. cattedrale di Trani che ehm, già di per sé vederla dal vivo è un'emozione che toglie il fiato non so quanti di voi, quanti nostri amici telespettatori hanno avuto davvero questa opportunità noi tra l'altro abbiamo eh, girato anche un documentario qui con Antiche Pietre eh, qualche tempo fa eh, dove ci sono stati spiegati numerosi dettagli di questa cattedrale così bella e eh, dicevo il quarto monumento nazionale la Fontana di Trevi la Basilica di Bonaria in Sardegna e Piazza San Marco a Venezia che tra l'altro ha avuto la menzione d'onore potremmo dire così della, ehm, sul sito proprio della lega la produttrice dei mattoncini. Sì, esattamente, io realizzo monumenti italiani da diversi anni, ho iniziato con quelli sardi, in effetti i monumenti sardi realizzati sono 17 al momento, mm -hmm. eh, tra tutti spicca chiaramente la Basilica di Bonaria perché è un simbolo per di Cagliari, certo. E poi ho iniziato eh, quattro anni fa a realizzare monumenti nazionali, appunto come diceva bene lei. Ho iniziato con la Fontana di Trevi, poi l'anno scorso è stato il turno della, di Piazza San Marco, appunto che è stata menzionata anche sulla pagina Lego ufficiale. Eh, e poi quest'anno è stato il turno della Puglia, eh, della Cattedrale di Trani, che ho avuto modo di vedere anni fa in vacanza. Eh, me ne innamorai perché è bellissima, eh, e quindi decisi alcuni anni fa poi di rappresentarla in mattoncini. Ecco, Maurizio, spero di non prenderti impreparato, ma tu sei proprio in Palazzo Beltrani, quindi c'è la possibilità di vedere dal vivo l'opera o l'avete già imballata da poter portare? No, no, il problema è che io ero convinto che loro aprissero alle ore 9, invece aprono alle ore 10. Quindi è ancora chiuso. Ho capito. Va bene, allora... Quindi non so, se avete la possibilità tra tre quarti d'ora di... Ricollegarci ve la potevo anche far vedere, non è un problema perché tanto è ancora esposta. Ancora esposta. Eh, no, abbiamo anche delle immagini che abbiamo tratto dai tuoi canali eh, Instagram okay. e Facebook. Quindi pregherei la regia proprio di far vedere questa immagine, questo video della costruzione della cattedrale di Trani. Abbiamo appunto l'originale e poi la riproduzione con i mattoncini Lego 80.000 mattoncini per costruire la cattedrale di Trani. Quanto tempo ci ha impiegato Maurizio? Allora, ho impiegato circa sei mesi, eh, lavorandoci circa 20-25 ore alla settimana. Beh, insomma, una, un bell'impegno. impegno, un impegno notevole, notevole. direi, assolutamente. Sì. assolutamente. No, no sono progetti, son progetti molto lunghi anche perché vengono fatti in scala, io lavoro sulla scala della grandezza dei personaggi LEGO, che sono alti 3,5 cm, e quindi viene tutto proporzionato sulla base di quell'altezza, quindi io mi prendo le altezze originali mm -hmm. e poi vengono equiparate. All'altezza dei personaggi Lego, quindi viene tutto in scala fedelmente. e, e Diciamo che l'aspetto visivo è sicuramente migliore perché ti dà più il senso della realtà. E qual è la difficoltà maggiore nel eh, riprodurre eh, un monumento e riprodurlo poi nei dettagli, come effettivamente è stato fatto? Allora, eh, io, innanzitutto, al contrario di diversi miei colleghi italiani, eh, io non uso i software, io mi servo solamente del materiale fotografico. Quindi eh, utilizzo eh, le fotografie e praticamente associo i pezzi che poi eh, tendono a riprodurre fedelmente tutto ciò che ho in mente di, di realizzare. Chiaramente tutto questo è basato sulle eh, fotografie che chiaramente io cerco di reperire in rete su Wikipedia e tutto il resto. Chiaramente su, eh, su internet ci sono pochissime fotografie della parte posteriore della, della cattedrale di Trani, sì, dell'abside. Quindi ho fatto un pochino. Esatto, ho fatto un pochino di fatica in più perché chiaramente eh, solitamente quando si fotografano i monumenti uh -huh. si fotografano frontalmente, invece in questo caso eh, come tutti i casi, diciamo i monumenti eh, nella parte posteriore c'è poco materiale fotografico, quindi ho avuto un pochino di problemi in più, però poi sono riuscito ad averlo e quindi sono riuscito poi a terminare la parte posteriore, che è sicuramente è quella più difficile ma anche quella più bella da realizzare. Mm -hmm. Perché ti diverti proprio a realizzare, le, diciamo, le tre torri. Io le chiamo torri, che poi sono, non sono proprio torri, eh, sono tre semicerchi, e poi anche la cupola eh, della cattedrale la, il campanile è molto bello da realizzare, sì, esatto. quello, sicuramente. Eh, ci hai raccontato appunto che ti sei innamorato della cattedrale di Trani, andandoci, in, eri in vacanza in Puglia, quindi ti sei innamorato sì. appunto della basilica. E come scegli i tuoi monumenti, i monumenti da realizzare? Segui un criterio particolare? Allora, eh, è stato, no, diciamo che è stato amore a prima vista. Ecco, quando io lo, la vidi nel 2018, eh, me, la, me la immaginai già realizzata in mattoncini. Lego, eh, diciamo che vado molto a, a gusti personali. Ecco. ecco, poi chiaramente anche il monumento deve avere una certa importanza perché poi chiaramente deve essere esposto, deve essere anche conosciuto. Infatti. I primi eh, due che ho fatto, eh, a parte il discorso Sardegna, sono due monumenti storici italiani, mm -hmm. come la Fontana di Trevi e Piazza San Marco, perché sono conosciuti in tutto il mondo. Certo. Eh, quindi, diciamo quelli hanno una visibilità pazzesca perché qualsiasi turista, eh, dall'inglese al cinese, all'americano, all'australiano, sanno benissimo di cosa stiamo parlando. Però la cattedrale di Trani, mi, eh, mi ha sorpreso anche perché ho scoperto che è l'unica cattedrale a ridosso del mare. E quindi anche questa è una sorta di eh, unicità, perché non tutte le cattedrali, anzi tutte quante, non sorgono mai, non vengono mai realizzate a ridosso del mare. Poi io, essendo sardo, innamorato del nostro mare, eh, infatti il video è stato fatto appunto a Cagliari, con lo sfondo del nostro mare, e ho detto è un connubio perfetto Sardegna-Puglia. <ride> che meraviglia! Maurizio, l'ultima domanda prima di lasciarci, eh, sì. quali sono i prossimi impegni? La Prossima opera da realizzare allora, ancora, eh, per essere più preciso. Il mio obiettivo nei prossimi dieci anni eh, è quello di realizzare un monumento per ogni regione italiana. In Quindi, modo una piccola un'Italia in di... miniatura in versione Lego sì. potremmo dire. Esattamente sì, sì, sì. sì. Quindi, quest'anno 2024 eh, replicherò appunto un altro monumento, sicuramente sempre del sud Italia. E sto valutando adesso alcuni monumenti che ho visto, eh, non vi posso svelare quale sarà. No. <ride> <ride> però, vi dico, però vi dico che del sud Italia, ecco questo: sì, questo Beh, sì. Allora, io ha... Azzardo eh, il maschio Angioino di Napoli, ma non lo so, mi viene così. <ride> così, non conferma. Quattro, è, uno Bene, oh, è, è uno, senso... è uno <ride> <Guarda>. dei papà, <papavi>. Guarda, <ride> no, io non azzardo, anzi, io Azzardo. Uh, Sud Italia, la reggia di Caserta <ride> ah, quindi ci manteniamo tre in campagna <ride> <vabbè. papabili>. <ride> vediamo allora, sì, la Campania, eh, la Campania è, un, è una regione eh, che replicherò a breve, però vi dico la sincera verità, sono indeciso tra la Campania e la Sicilia. Benissimo, ok, <ride> perfetto. <ride> allora fermiamoci qui, <ride> con, fermiamoci i, qui. con i, i totomonumenti di Maurizio che davvero ringraziamo per essere stato con noi, ancora complimenti per questa, per questa opera che anche noi abbiamo nel cuore. Sì, Paola, vai. Sì, volevo ricordare anche il Museo del Mattoncino Caralis Brick. Sì. Si Pronuncia così, non esatto. so se abbiamo, sì, sì, sì. ecco è nato, fondato a Cagliari. Ci sei, ci sei tu e ci sono anche altri tuoi collaboratori, Maurizio. Sì, ecco. sì praticamente il museo eh, siamo in due, più un terzo collaboratore che ci dà una mano a seguire un tema, un, un tema esclusivo che noi direttamente io e il mio socio, non, sulla quale non ci lavoriamo. Però l'associazione è composta da cinque brick builder, mentre il museo è attivo con tre persone caralisbrick.com, questo è il sito internet, vi consigliamo allora. di andare a visitare il sito e se vi trovate a Cagliari, ecco qui lo vediamo grazie alla nostra regia, l'unico museo del mattoncino in Sardegna. Ehm, a allora. Cagliari. Grazie, grazie di cuore Maurizio Lampis grazie per essere voi. stato con noi. Grazie, a voi, buona giornata. Arrivederci. Ciao, Arrivederci. Ciao, grazie, ciao, grazie. 9.31 in questo momento. Allora Paola ti ho anticipato, <ride> entrando a gamba tesa, ehm, giusto per far vedere anche i nostri. Amici, l'immagine che giunge in diretta dal sagrato della chiesa di eh, Santa Maria delle Grazie, eh, se riusciamo a vederla regia, eh, l'abbiamo visto prima: ecco, con il cielo che adesso sembra un po' sgombrarsi ecco, dalle, sì. dalle nuvole e eh, a riscaldare un pochettino la, la temperatura. Allora, diamo eh, notizie di un comunicato stampa eh, pubblicato ieri anche sul nostro sito internet teleradiopadrepio.it eh, La postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini la vicepostulazione della causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio fra Daniele Natale da San Giovanni Rotondo e la provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio comunicano di non aver nessun legame con un gruppo che si autodefinisce amici di fratelli fra Daniele Natale. Le predette tre istituzioni religiose inoltre prendono le distanze dalle esternazioni che tale gruppo pubblica su internet e sui social media e ribadiscono la piena, totale e incondizionata adesione al magistero di Papa Francesco, in spirito di obbedienza al pastore supremo della Chiesa cattolica, seguendo l'esempio dato in vita dallo stesso fra Daniele e dal suo maestro spirituale San Pio da Pietrelcina. Infine, mediante questo comunicato si stigmatizza l'uso improprio del nome del servo di Dio Fra Daniele Natale da San Giovanni Rotondo sulla cui vita e spiritualità sono legittimati esprimersi con cognizione di causa solo ed esclusivamente la postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, la vicepostulazione della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Fra Daniele Natale da San Giovanni Rotondo e la provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio dei Frati Cappuccini. Era doveroso dare notizie di questo comunicato stampa, noi stamattina però ehm, cambiando anche un po' argomento vogliamo fare gli auguri all'arcivescovo di Manfredonia, vieste San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, per i primi cinque anni della sua ordinazione episcopale. Era il 12 gennaio del 2019 quando nella cattedrale eh, di Alba padre Franco riceveva per l'imposizione delle mani appunto il terzo eh, stadio del sacramento dell'ordine, dunque divenendo Arcivescovo di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo. Auguri a Padre Franco che eh, sappiamo che ci segue quando eh, diverse volte ovviamente è stato anche ospite del nostro, del nostro programma e che abbracciamo di cuore. Davvero auguri, auguri Padre Franco. E allora, vogliamo eh, ora ricordarvi un altro appuntamento che riguarda il Santuario di Santa Maria delle Grazie e i giovani delle scuole di San Giovanni Rotondo, perché è stato rimandato da dicembre a gennaio, il 19 gennaio ospite del Santuario di Santa Maria delle Grazie, ma anche di una scuola a San Giovanni Rotondo, il cantautore Giovanni Caccamo che presenterà il suo Manifesto del Cambiamento. La mattina del 19 eh, gennaio sarà presso la scuola IteT Luigi Di Maggio a San Giovanni Rotondo, quindi in dialogo con i giovani delle scuole presenterà il suo manifesto del cambiamento e poi la sera alle 20:30 ci sarà il concerto del cantautore Giovanni Caccamo nel santuario di Santa Maria delle Grazie, naturalmente l'ingresso è libero. E a proposito di appuntamenti, uh, andiamo a Morcone perché tra pochi giorni uh, si ricorderà un appuntamento importante, quello della vestizione di uh, Padre Pio, il 22 gennaio. E dunque i frati uh, minori cappuccini del convento di Morcone hanno già prontato uh, le prime iniziative in preparazione a questo appuntamento così importante, che culminerà appunto il 22 gennaio con la celebrazione presieduta dal ministro provinciale Fra Francesco Di Leo. Un altro importante. A proposito di appuntamenti importanti, domani pomeriggio ci sarà la professione perpetua di, Fia, di fra Pierluigi Placentino da San Giovanni Rotondo. Vediamo insieme il manifesto domani alle ore 18 nel Santuario Santa Maria delle Grazie. Qualche giorno fa Pierluigi è stato qui in questi studi ospite di questo programma. La conduzione c'erano Tony e Maria Pia e ha raccontato ovviamente alcuni Passaggi, potremmo definirli così, della sua vocazione che domani trova compimento appunto nell'atto solenne della professione perpetua nelle mani del ministro provinciale fra Francesco Di Leo. E a proposito di questo appuntamento, ieri eh, sera, nel corso della tradizionale eh, adorazione eucaristica del giovedì, curata dalla pastorale giovanile vocazionale del Santuario di San Pio da Pietrelcina, si è voluto pregare appunto per Pierluigi eh, che sta per eh, compiere questo passo importante. Della propria vita, ma anche ovviamente per tutte le vocazioni del mondo di qualunque tipo esso siano. E allora vogliamo ascoltare eh, un breve passaggio della riflessione che Fra Pasquale Cianci ha tenuto ieri sera, appunto, nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Caro Perluigi, tre cose ti voglio dire e voglio concludere: non sentirti mai arrivato. Ecco, come, come Gesù dice a quel giovane. Senti sempre dentro di te che ti manchi sempre una sola cosa, non ti sentire mai arrivato, non ti sentire mai completo, anzi non ti sentire mai con le tasche piene. Forse se sono piene, fallo un po' come dice quella canzone, piene di sassi, sassolini da contare, come faceva Santa Chiara che con i noccioli delle ciliegie contava le preghiere. Una sola cosa ti manchi. Ecco i grani del rosario ti ricordino che ti mancano sempre tante persone, tanti cuori da conquistare, non a te, ma al Signore. Ti manchi sempre conoscere Lui, amare Lui e servirlo nei fratelli. Due, credi sempre nell'impossibile. Nulla è impossibile a Dio. Tutto è, eh, nulla, ecco, non credere mai che nella tua vita qualcosa possa ritenersi impossibile, ma credi sempre che Dio possa sempre rendere possibile e sarà proprio quella parte che ti mancherà, che ti, ti darà sempre la possibilità di affidarti al Signore e di credere che tu ti senti impossibilitato a realizzare quella perfezione, ma quella perfezione te la renderà possibile solo Dio, non farti proprietario nemmeno nemmeno della tua professione di fede. Vedi, Pietro a un certo punto si è fatto proprietario della sua professione di fede, ha detto io ti ho seguito e tu cosa mi dai in cambio? Ecco, non sentirti neanche arrivato. Da quel momento quel gesto di prostrarti a terra lo sappiamo, significa proprio questo totale abbandono. Tu non offri nulla se non solo te stesso e poi sappi sempre questo. Ecco, Gesù c'è un passaggio in questo brano del Vangelo in cui dice alla rigenerazione del mondo voi vi siederete sui dodici troni. Allora, ecco, questo è il miracolo che avviene anche attraverso e avverrà anche attraverso la tua povera persona. Tutte le persone, ecco, che comprendono questo e si affidano al Signore, diventano eh, canali di questa rigenerazione del mondo. Il mondo aspetta anche di essere rigenerato attraverso il tuo piccolo grande contributo. Quindi auguri di cuore. Prima di entrare nel merito di questa uh, nostra puntata, lasciatemi dire grazie veramente all'amico Fra Emiliano Antenucci, non solo oh, per tutti i suoi libri, per quello che fa, ma soprattutto per questo libro, Il Cammino del Silenzio. E io, tutti sanno, ma anche voi vi sarete eh, accorti, che non sono un uomo del silenzio, sono un uomo della chiacchiera, povero me. E, uh, Uh, grazie a queste riflessioni non dico che mi sto convertendo al silenzio, ma sto sempre più valutando la bellezza, il valore del silenzio, proprio la necessità di vivere il silenzio nel cammino umano e anche nel cammino, soprattutto nel cammino spirituale. È un testo fatto molto bene, fatto così di, di riflessioni, direi, non sempre. Organiche, strutturate, ma di riflessioni che nascono da quei gemiti, da quelle ispirazioni dello Spirito Santo, fatto anche di tante citazioni, citazioni di testimoni di santi o, o di non santi, ma comunque di testimoni eh, di coerenza in un cammino di fede e di spiritualità eh, che avvalorano. Il silenzio e questa pubblicazione d'altronde ricorrere, eh, ricorrere a chi ha già percorso certi cammini eh, aiuta a sentirsi incoraggiati aiuta a riprendersi aiuta a continuare il proprio cammino umano e spirituale sempre eh, parlando e riferendoci al silenzio dell'amore di cui in questi giorni stiamo riempendo queste nostre eh, puntate eh, nel libro fra Massimiliano fra chiedo scusa Emiliano Antenucci riprende la, cinazio, la citazione di una mistica di una santa Santa Camilla Battista davarano che mi ha profondamente colpito e che ora vi propongo Santa Camilla Battista da Varano ci dice ancora oggi cammina e qui mi torna in mente Sant'Agostino canta e cammina corri Vola nella via di Dio, quindi nella, nella via di Dio bisogna camminare, bisogna correre, bisogna volare e non bisogna stare fermi. Perché bisogna camminare, correre e volare? Perché i virtuosi camminano, dice Santa Camilla Battista da Marano, i virtuosi camminano, i sapienti corrono e attenzione, gli innamorati volano. Ve lo ripeto, i virtuosi camminano, i sapienti corrono. Gli innamorati volano. Io auguro a ciascuno di volare, anche a me, nonostante il mio peso, perché la forza e lo spirito dell'amore, il silenzio che nasce dall'intimità con Dio, ci fa volare, ci fa toccare il cielo, senza mai dimenticare la terra. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao! Siamo alle battute finali del nostro appuntamento di oggi, ma prima le ultime notizie e aggiornamenti, cioè, eh, ritorna nei nostri studi Nicola Morcavallo. Sì, Paola, torniamo insieme per parlare questa... di una storia bella. Un... Spesso ci occupiamo di notizie brutte, non può essere altrimenti, visto il contesto, soprattutto internazionale, eh, che ci preoccupa ogni giorno attraverso le tante eh, guerre che eh, fanno notizia. Ma eh, questa volta, nel clima di guerra, la bella notizia ci viene raccontata dall'avvenire. Il catechismo continua oltre la guerra, prima comunione per i bimbi di Gaza. Le bombe non hanno fermato le lezioni di catechismo, i bambini hanno continuato a prepararsi per la prima comunione guidati da Maria del Pilar e Maria del Perpetuo Socorro, religiose missionarie peruviane della famiglia del Verbo Incarnato. Domenica scorsa, giorno in cui si è celebrato il battesimo del Signore, così i bambini della Sacra Famiglia, l'unica parrocchia cattolica di Gaza hanno ricevuto l'Eucarestia, scrive l'Avvenire. Avrebbe dovuto impartirgliela il cardinale Pier Battista Pizzaballa nella tradizionale visita alla striscia di dicembre. Purtroppo, però, il patriarca non ha potuto raggiungere l'Enclave a causa del conflitto. È stato così il parroco vicario, padre Yusuf, ad amministrarla. Abbiamo addobbato la chiesa con il poco che avevamo perché fosse un giorno speciale per tutti. Il patriarcato latino di Gerusalemme ha sottolineato il grande impegno della Sacra Famiglia nel continuare a impartire i sacramenti in questo tempo di difficoltà. Tutti i giorni si celebra la messa a cui partecipano i tanti che hanno trovato rifugio all'interno della Chiesa. I cristiani nella striscia sono 992, di cui 135 cattolici, su un totale di 2,3 milioni di abitanti che la Chiesa assiste senza distinzione di religione, con tre scuole, tre centri per i più poveri, 10 centri sanitari. Il complesso parrocchiale della Sacra Famiglia ospita quasi 600 sfollati. E da questa storia del, di Gaza, una storia che sicuramente fa riflettere anche soprattutto sull'impegno eh, della Chiesa in uh, situazioni di difficoltà parliamo delle difficoltà invece degli agricoltori perché leggiamo un'ultima ora della DN Cronos che ci parla della denuncia di Coldiretti, il brusco abbassamento delle temperature con l'arrivo del freddo e del gelo danneggiano infatti le coltivazioni di verdure e ortaggi all'aperto ingannate dall'anno più bollente di sempre, con il 2023 che ha fatto registrare lungo la penisola una temperatura superiore a un grado rispetto alla media storica del periodo 1991-2020. E quanto afferma appunto la Col Coldiretti, in riferimento all'andamento climatico, congelate al nord e maltempo al centro-sud, con l'allerta meteo in Sicilia sulla base dei dati del CNR che rilevano la temperatura eh, dal 1800, l'anomalia climatica del 2023, sottolinea ancora la Col Diretti è stata più evidente proprio nel nord Italia dove la temperatura è stata superiore addirittura di 1,21 gradi in media mentre al centro di più 1,2 gradi e al sud di più 1,09 gradi l'arrivo poi del grande freddo colpisce le coltivazioni invernali in campo come cavoli, verze, cicorie e broccoli che reggono anche temperature di qualche grado sotto lo zero ma se la colonnina di mercurio scende repentinamente o se le gelate sono troppo lunghe si verificano ovviamente dei danni la discesa della colonnina di mercurio con il gelo rischia peraltro di bruciare fiori e gemme di piante e alberi con pesanti effetti sui prossimi raccolti. Questa è la situazione ad oggi con le gelate, il calo repentino delle temperature, ma come abbiamo ascoltato si prevede già un ulteriore cambiamento del clima previsto nei prossimi giorni con il caldo anomalo e ovviamente con queste situazioni non possono che colpire gravemente e danneggiare l'agricoltura la, soprattutto. Per oggi è tutto con l'informazione all'interno del nostro contenitore, a voi di nuovo la parola. Grazie, grazie Nicola. Abbiamo introdotto questo nostro programma mentre ci avviamo alla conclusione con la figura importante di Fratel Biagio Conte, una figura al servizio dei poveri. E a proposito di poveri, questa volta parliamo di una santa, riferendoci a Santa Rosa da Viterbo, che ieri è stata la protagonista, potremmo dire, dell'udienza dell che Papa Francesco ha voluto rivolgere al sodalizio dei Facchini di Santa Rosa. Appunto, questi. Uomini che trasportano questo obelisco, potremmo definirlo così la sera del 3 settembre a Viterbo eh, che rappresenta la Santa. Abbiamo bisogno di santi così, anche oggi abbiamo anche oggi persone che non stanno in pantofole sul divano, ma che ardenti del desiderio incontenibile di vivere e annunciare il Vangelo con passione diventano contagiose nella eh, santità. Ecco, eh, stiamo vedendo anche la notizia come è stata riportata da eh, Vatican News con eh, il Papa che saluta alcuni dei facchini di Santa Rosa con il tradizionale ciuffo, ecco, che è sì. il copricapo che serve per alleviare, tra virgolette, il peso della macchina che grava su 100 uomini che portano a spalla. È un'esperienza esatto. un straordinaria che anche noi Paola abbiamo avuto la possibilità di vivere Ragione. personalmente. Sì, con la collega ex collega di Padre Pio TV Maria Antonia Di Maggio abbiamo <coughs> avuto modo proprio di seguire in diversi anni questa esperienza. La macchina di Santa Rosa devi viverla lì presente sotto la macchina sotto, la, la, so veramente, sotto, sotto la macchina io e te poi eravamo un po' gli inviati quindi l'abbiamo davvero eh, vissuta sulla pelle sì. allora sono, siamo in chiusura quindi abbiamo tempo per l'ultimo eh, contributo, un minuto con Padre Pio Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, in questa sacrestia della chiesetta antica, accanto al confessionale di Padre Pio, accanto a questa statua. Il 18 gennaio del 1913 Padre Pio scrive quella eh, ormai famosa lettera che tutti ricordiamo quando lui scrive che è il trastullo di Gesù Bambino. Infatti lui scrive proprio al termine di questa lettera, scrive: Io sono, caro padre, il trastullo di Gesù Bambino, come lui spesso mi ripete. Ma quello che è peggio, Gesù ha scelto un balocco di su un valore. Mi dispiace solo che questo balocco da lui prescelto imbratta le sue divine manine. Mi dice il pensiero che qualche giorno mi butterà in un fosso per non più schernirvi, ne godrò non merito altro che questo. Ecco attraverso questa lettera che Padre Pio scrive nel 1913, il 18 gennaio, è una lettera ancora intrisa di altre informazioni che lui racconta al suo padre e amico lettore. E scrive: State a sentire quello che abbia soffrire poche sere fa, da quegli impuri apostati. Era già notte avanzata, incominciarono il loro assalto con rumore indiavolato e sebbene nulla vedessi in principio capì però da chi era prodotto questo sì strano rumore. E tutt'altro che spaventarmi, mi preparai alla pugna, con un beffardo sorriso sulle labbra, verso costoro. Allora sì che mi si presentarono sotto le più abominevoli forme, per farmi prevaricare, incominciarono a trattarmi in guanti gialli, ma grazie al cielo li strillai per bene trattandoli per quello che valgono. E dall'orché videro andare in fumo i loro sforzi, mi si avventarono addosso, mi gettarono a terra, mi bussarono. Forte, forte, buttando per aria guanciali, libri, sedie, emettendo in pari tempo gridi disperati e pronunziando parole estremamente sporche. Fortuna che le stanze vicine, anche sotto la stanza dove mi trovo, sono disabitate. Non mossi lagnanza all'Angiolino e questi, dopo avermi fatta una bella predichina, soggiunse: Pio, Ringrazia Gesù che ti tratta da eletto a seguire Lui da vicino per l'erta del Calvario. Io vedo anima affidata alla mia cura da Gesù, con gioia e commozione del mio interno, questa condotta di Gesù verso di te. Credi tu forse che sarei così contento se non ti vedessi così sbattuto? Io che nella carità santa molto desidero il tuo vantaggio, godo sempre più nel vederti in codesto stato. Gesù permette questi assalti al demonio perché la sua pietà ti rende a sé caro e vuole che tu lo rassomigli nelle angosce del deserto, dell'orto e della croce. Tu, caro Pio, difenditi, allontana sempre e disprezza le maligne insinuazioni e dove le tue forze non potranno arrivare non ti affliggere, diletto del mio cuore. Io sono vicino a te. Benvenuto con Padre Pio, Don Francesco Armenti. Le interviste di oggi e la puntata integrale di Just Today. Naturalmente potete ritrovarla sul nostro canale YouTube Padre Pio TV nel primo pomeriggio. Noi siamo al termine del nostro spazio. Domani Just Today ritornerà con Tony Augello. Noi ritorneremo lunedì nella nostra consueta formula. Adesso ci lasciamo, Paola, e auguriamo buona giornata ai nostri amici. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Ciao, grazie.